un dirigente richiamato e sospeso dal proprio pubblico servizio e il PD cittadino incalza il sindaco Carlo Masci, che avrebbe adottato due pesi e due misure, a dirle in maniera chiara e sintetica. E il riferimento è all'ex dirigente dei lavori pubblici Trisi, ai domiciliari in seguito a una richiesta di presunti appalti e droga, verso il quale l'amministrazione non avrebbe poi preso alcuna misura. Cosa chiedete oggi nello specifico in questa interrogazione? Che il sindaco risponda sul perché non ha intervenuto, nonostante potesse farlo, sul dirigente Trisi, quando appunto ha dimostrato che sua alta dirigente, la stessa giunta, ha adottato misure molto molto dure. Secondo quanto scritto dal direttore generale nell'atto di sospensione del dirigente in questione, quell'atto è partito proprio da un'iniziativa dell'assessore di competenza del dirigente, quindi in quel caso la giunta ha fatto partire un procedimento con una nota dell'assessore di riferimento. E la richiesta è sempre la stessa, quella delle dimissioni del primo cittadino, che invece risponde. Il direttore generale del comune ha sospeso per qualche giorno un dirigente che si era dimostrato inerte rispetto a dei provvedimenti amministrativi. La procedura era quella ed è stata attuata. Le contestazioni fatte dall'opposizione con le varie interrogazioni sui tanti dirigenti del comune non possono portare ad attività amministrative che riguardano i dirigenti se non c'è un'inerzia nell'attività, e in questo caso né con Trisi né con altri dirigenti c'era un'inerzia che poteva comportare un'attività amministrativa di sospensione. Sono due cose totalmente diverse. L'opposizione confonde, per tornare su questo argomento, ma credo che l'opposizione oramai abbia capito chiaramente che non c'è nessun politico coinvolto nella vicenda che ha riguardato alcuni dipendenti, tant'è che tutti i cantieri stanno proseguono nel migliore dei modi, anzi ci contestano che facciamo troppi lavori in città, ma noi il PNRR lo stiamo utilizzando appieno per trasformare la nostra città, per trasformare Pescara e per far sì che sia sempre di più una città all'avanguardia.